È tornata a nuotare libera Valentina, la tartaruga Caretta Caretta, che aveva il cranio fracassato e che è stata curata dalla Fondazione Cetacea di Riccione, le acque a largo di Grottammare, per la gioia di grandi e soprattutto bambini, con gli studenti, gli alunni della scuola primaria di Grottammare, con grande stupore e grande gioia a tutelarla, a seguirla nei primi passi, nei nuovi primi passi della tartaruga Caretta Caretta, i subacquei della Capitaneria di Porto. Alla fine tutto bene e tutti contenti per una storia a lieto fine. Una tartaruga che sta conquistando anche qui sul territorio di Grottammare tutti e che ha una sua storia. Sì, è una storia, devo dire, a lieto fine, ma partita molto male, perché Valentina è stata ritrovata vicino a Jesolo, Marcon, in un'area di pesca privata, ed era stata ferita probabilmente dalla chiusa di quest'area sulla testa in corrispondenza dell'occhio destro, e aveva questa ferita lacero-contusa che a prima occhiata sembrava veramente disastrosa. Invece poi, con un attacco, con le radiografie e con l'intervento dei veterinari, siamo riusciti addirittura salvarle l'occhio. Oggi è una bellissima giornata, assisteremo a questo bel evento, questo lieto fine per una tartaruga che purtroppo, a seguito del contatto con l'attività dell'uomo, aveva subito qualche danno. Ora riprenderà il mare, il suo ambiente naturale. E questo rientra tra le nostre competenze, tra le competenze primarie della Guardia Costiera, che è la salvaguardia dell'ambiente marino e del suo habitat e anche delle specie che lo popolano. E mi sento infatti di fare un appello a chiunque va per mare e incontra questi animali che sono feriti proprio perché sono entrati in contatto con l'uomo, di chiamare la Guardia Costiera, perché attraverso le nostre procedure noi siamo in contatto con queste associazioni di volontariato, con i centri veterinari, che possono prendersi cura degli animali e ridare loro un futuro. È andato tutto bene, i bambini contenti, i grandi contenti, è stata una bella giornata. Sì, sì, è un regalo che la natura ci fa, tra i tanti regali che la natura e il mare ci fanno. E ci dà questi spettacoli, queste meravigliose specie, ma ci dà anche l'ossigeno che respiriamo, ci dà il cibo che mangiamo, quindi bisogna prendersi cura del mare. Piaciuta la tartaruga? Sì. Sì. Siete emozionati? Sì. Cosa vi è piaciuto di più? Quando ho fatto vedere la tartaruga. All'inizio sembrava che era un po' lenta. Sì, sì. Proprio quando stava per andare al mare, poi dopo è andata, poi è nuotato velocissimo quando è entrata in acqua.